Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret dove era stato allevato ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga. Si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella nostra meditazione questa sera ci limitiamo alla prima frase del Vangelo, che può sembrare un titolo da giornale, e Luca era anche un giornalista, oltre che un medico. Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffonde in tutta la regione. Ecco, noi mettiamo i caratteri cubitali su queste parole: con la potenza dello Spirito Santo. E allora ci chiediamo cosa vuol dire Luca con questa espressione. Naturalmente è la sua interpretazione, la sua lettura del testo di Isaia, quello letto da Gesù nella sinagoga di Nazaret: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». E qui si accenna a quella colomba che è discesa sopra Gesù nel momento del battesimo al Giordano. E così Gesù viene manifestato e consacrato come Messia dello Spirito Santo. Il Messia dello Spirito è un uomo divino che svolge una missione, Messia, missione, una missione di bene per il popolo di Dio, con la predicazione della lieta notizia, del lieto annuncio e con i miracoli di liberazione e con i miracoli di guarigione. Ecco, questa missione è fatta e realizzata, dice Isaia, attraverso una unzione consacratoria di Spirito Santo. Tutte le unzioni di olio ai tempi del Signore erano fatte con lo scopo di dare potenza, ecco, con la potenza dello Spirito Santo, con l'unzione. Erano lo scopo di dare forza ai muscoli. I muscoli del corpo, si intendeva, anzitutto, la usavano soprattutto due categorie di persone, la unzione con l'olio: i soldati, perché dovevano affrontare una lotta, una battaglia che era molto fisica, molto muscolare a quei tempi, e poi gli atleti, che dovevano affrontare una gara, una competizione nello stadio per arrivare a salire sul podio, a ricevere una medaglia. Ecco, quindi l'unzione dello Spirito Santo fortifica, consacra e fortifica i muscoli di Gesù, i muscoli spirituali, i muscoli morali, per fare forti prediche e per fare potenti miracoli. Ecco, ma con queste frasi c'è anche una particolare rivelazione della natura e dell'opera dello stesso Spirito Santo su Gesù, come anche sui santi della Chiesa, in particolare i santi potenti, potenti per la loro predicazione e potenti per i loro miracoli, come nel caso di Padre Pio, santo dei miracoli taumaturgici, provvidenziali, santo ausiliatore potente, santo operatore potente di Spirito Santo.
Ecco dunque lo Spirito Santo, questa terza persona della Santissima Trinità, non è tanto descritta con una particolare fisionomia, facciamo fatica a vederci un volto nello Spirito Santo, ma il volto c'è comunque. Nella Bibbia si parla del volto materno di Dio, quindi lo Spirito Santo è madre, madre divina, ma più che altro lo Spirito Santo nella Bibbia è descritto come potenze, come energie, per esempio il vento, il fuoco della Pentecoste. Quindi possiamo pensare che lo Spirito Santo è come, oltre che la madre, è anche le mani di Dio, perché le mani sono operative di forze, di potenze, di opere miracolose. Lo Spirito Santo ha un'attività, un'opera precisa di forze e potenza che noi chiamiamo miracolosa. Anche se questo termine non è molto appropriato perché significa meravigliosa, mirabile agli occhi, e si tratta dei nostri occhi che vedono questo fatti di potenza come effetti meravigliosi. Però è più giusto dire mani potenti, azione portentosa di chi opera il miracolo, è operatore, causa diretta del miracolo. Gesù è stato ed è ancora un operatore potente di miracoli dello Spirito Santo. Dobbiamo pensare a Gesù proprio in questa sua attività, che a quei tempi suscitava una grande fama, grandi lodi. Com'è che noi abbiamo perso questa ammirazione per Gesù? Non c'è fama di Gesù in giro, non c'è lode di Gesù. Come mai? Forse questo Gesù, operatore di potenze e miracoli dello Spirito Santo, lavora poco, ma perché noi lo facciamo lavorare poco, perché noi non ci crediamo, dico noi in generale. Vedete, se invece si sapesse che in chiesa c'è un Gesù operatore di miracoli, ma verrebbero tutti attirati dalla fama, dal prestigio, dalla lode del Signore. Lo dice il Vangelo. Nel Vangelo l'attenzione non è posta tanto sul miracolato dallo Spirito Santo, ma Gesù miracolatore di Spirito Santo, miracolatore di Spirito Santo. La gente vedeva Gesù come la gente in fondo vedeva anche Padre Pio, vedeva cioè una persona che operava e faceva miracoli, interveniva con azioni potenti, con gesti forti, con atti di potenza divina, soprannaturale. Ecco la potenza dello Spirito Santo, ecco le mani operative dello Spirito Santo. Faccio un esempio, dico. Padre Eusebio ha potuto vedere queste mani, sia pure indirettamente, nascostamente, perché è nello stile di Padre Pio. Non farsi accorgere, non farsi vedere, fare tutto di nascosto, uguale vale anche per noi oggi, per quello che tanti magari non si accorgono di quello che Padre Pio fa, delle sue grazie, i suoi miracoli, perché li fa di nascosto, quando meno te l'aspetti, è nel suo stile. Quindi non è che i santi cambiano stile quando sono in paradiso, E certo, per farlo diventare beato e santo ci voleva un miracolone, quelli l'ha fatti, insomma, no? Dice che farebbe fatto più chiasso da morto che da vivo, comunque, ma è nel suo stile così. Padre Eusebio è stato invitato da uno dei professori della Casa Sollievo della Sofferenza ad assistere a una operazione chirurgica. Ha avuto il permesso di Padre Pio, il quale già, e ha accettato. Si trattava di una banale appendicite. A quei tempi era un'operazione, anche a quei tempi abbastanza banale. L'intervento era cominciato benissimo, ma a un certo punto si è complicato. Il dottore era preoccupatissimo, chirurgo, non sapeva più cosa fare. E padre Eusebio, che era lì, ha cominciato a invocare il padre. Cosa poteva fare? Chiedeva al padre di intervenire, ma niente, la situazione non cambiava. Il chirurgo era nervoso, sudava freddo, non ci capiva più nulla. E allora padre Eusebio, anche a voce alta, ha cominciato a invocare padre Pio proprio con insistenza, con forza, un po' anche risentito, perché gli sembrava che non si sbloccasse la cosa, che non intervenisse il padre. E poi immediatamente vide che il dottore tirava un sospiro di sollievo. L'operazione era riuscita.
Padre Eusebio è tornato poi in convento di corsa e Padre Pio lo aspettava. E quando gli è stato vicino gli ha detto «Grazie, Padre». E lui guardandolo in faccia e sorridendo «Per forza, mi hai stordito». Ci ho dovuto mettere la mano mia. Intervento era riuscito. Ci ha messo la mano sua. Ecco, vedete, per dire che proprio la mano potente, le mani soprannaturali, quelle mani che operavano potenze. San Luca parla del miracolo come di una dimostrazione onnipotente, soprannaturale, come azione potente dello Spirito che in modo prodigioso agiva in Gesù, come pure agiva in Padre Pio. Nel Vangelo il miracolato non è tanto importante, ciò che conta nel Vangelo è farci vedere e credere nel miracolante, cioè colui che il miracolo lo fa con potenza soprannaturale, con una forza che va oltre le possibilità dell'azione umana. Come miracolante e miracolatore era Gesù con la potenza di Spirito Santo, così miracolante e miracolatore è stato Padre Pio. Ecco perché per noi soprattutto oggi è santo San Padre Pio, non solo per i due miracoli che ha ufficialmente riconosciuti dopo la morte per farlo diventare beato e santo, ma per le migliaia di miracoli che lui ha compiuti quando era in vita con la potenza dello Spirito Santo, sia pure compiuti spesso nascontamente, privatamente, personalmente. Padre Pio era credibile e seguito perché aveva il carisma dei miracoli, che è un carisma di cui parla San Paolo, cioè agiva come Gesù con la potenza dello Spirito Santo. Per questo la sua spiritualità si impone oggi con grande prestigio nella Chiesa e per questo la sua fama, come quella di Gesù, si è diffusa un po' in tutto il mondo. E la fama di Padre Pio è proprio basata a questo, cioè il suo essere santo dei miracoli. E concludo con un episodio significativo, tra i tantissimi che si potrebbero citare, però mi è piaciuto questo, una certa Maria Antonietta aveva sposato un figlio spirituale di Padre Pio e questa donna soffriva di tremende emicranie che l'avevano ridotta a pezzi nella sua salute. Siamo nel 1960 e questa donna si era prenotata la prima volta per la confessione, ma però era dovuto passare un mese di attesa, ma ormai doveva partire a giorni. E una mattina, mentre il marito invocava la Madonna delle Grazie, una signora straniera, elegante, si è avvicinata a questa Antonietta e così le ha offerto il suo biglietto di prenotazione per il giorno dopo, perché lei doveva assolutamente partire. E le combinazioni di Padre Pio, lo sappiamo. Il giorno dopo Antonietta, prima di confessarsi, sente un profumo, un forte profumo di rose e sappiamo che è un po' segno del gradimento e dell'aiuto di Padre Pio. Questa donna si inginocchia, e sono verso le 9, al confessionale di Padre Pio, dopo una confessione tranquilla, normale, era una brava donna, in fondo, con qualche difetto che abbiamo tutti, Antonietta, con grande confidenza e affetto, dice «Padre, vorrei essere tua figlia spirituale». E Padre Pio gli ha risposto «Lo sei già, me l'ha chiesto tuo marito». Per te e tua figlia quando si è confessato la prima volta. E guardate che risaliva 6 anni prima. Quindi Padre Pio sapeva tutto, si ricordava tutto. E allora Antonietta con coraggio, cioè l'ha accettata come figlia spirituale, gli ha detto «Padre, non ce la faccio più. Soffro terribili dolori di testa e ho ancora da crescere e educare mia figlia». E qui Padre Pio la mette alla prova però e le risponde «E non sei contenta? Gesù gradisce molto la sofferenza, figlia mia». Era come dire «Tienila questa sofferenza, offrila, porta la croce per Gesù e con Gesù». E allora Antonietta qui non risponde, abbassa il capo, in umile accettazione, si alza rassegnata, però serena, dice lei, perché pensa «Beh, il padre ormai lo sa, mi aiuterà a sopportare questo mal di testa terribile».
si alza dall'inginocchiatoio e passa davanti al confessionale per baciare la mano di Padre Pio, come facevano le figlie spirituali. Padre Pio aveva già steso la mano da baciare, ma la tira indietro subito e a pugno chiuso le dà un colpetto tra i capelli e la fronte. Antonietta non ci ha fatto molto caso, quel pugnetto in testa, ma se ne è accorta in seguito, quando non ha più avuto il mal di testa, sparito completamente. Padre Pio l'ha un po' ricompensata per questa sua accettazione prima di tutto e anche una prova di fede, di sottomissione a cui lui l'ha sottoposta, dicendogli di tenersela questo mal di testa. Ecco, e penso che quel pugno, quel pugnetto, esprime proprio fisicamente, quasi vivamente, la potenza, la forza, l'energia dello Spirito Santo. Ecco, allora diciamo a Padre Pio questa sera, tutti abbiamo bisogno di quel pugnetto in testa, per tante cose, abbiamo bisogno di quella potenza di Spirito Santo che tu donavi non solo per qualche male fisico, ma direi anche soprattutto per scuotere certe pigrizie, certe indifferenze religiose o certe storture morali, per scacciare brutte idee in testa, brutti sentimenti dal cuore, per entrare in un cammino di fede e di conversione. Perché oggi Padre Pio ha tanta fama e attira le folle come Gesù? Perché continua a essere presente, o come Gesù si dice nel Vangelo, a tornare tra noi con la potenza dello Spirito Santo. Naturalmente di questa potenza, se noi la crediamo, se noi ci affidiamo, se noi preghiamo, potremo anche noi fare qualche esperienza di quel pugnetto, di quella forza dello Spirito Santo. Ecco, quest'anno è particolare per Padre Pio, è un anno benedetto, è un anno di grazie, come abbiamo sentito nel Vangelo, un anno benefico. Infatti ricorre il centenario della stigmatizzazione, il cinquantenario del Beato Transito. Sono stati e continuano ad essere un grande strumento le stigmate, è un grande momento, la morte, per manifestare queste potenze di Spirito Santo coi miracoli e con le grazie. Allora vediamo di approfittarne con la preghiera, la devozione, l'imitazione di Padre Pio, in particolare anche direi con la partecipazione a questa messa mensile del nostro gruppo di preghiera, Padre Pio, sacerdote.